curare le persone e salvare vite umane. I farmaci devono essere utilizzati a scopo terapeutico e mai per procurare la morte. È in base a questo principio etico che la più grande società farmaceutica del mondo, la Pfizer, ha deciso di aumentare i controlli sui suoi medicinali affinché non vengano impiegati per le iniezioni letali nelle esecuzioni capitali. L'azienda, con sede centrale a New York, leader nella ricerca, nella produzione e nella commercializzazione di farmaci, si unisce così alla linea adottata da altre 20 grandi imprese farmaceutiche che hanno negato la disponibilità dei loro prodotti per l'esecuzione della pena di morte. La Pfizer ha comunicato che venderà i propri farmaci solo a quegli operatori che garantiranno di non fornirli ai penitenziari degli stati dove vige la pena di morte. Proprio grazie alla difficoltà di reperire farmaci letali, il numero delle esecuzioni capitali negli Stati Uniti è diminuito fortemente. L'anno scorso sono state 25 a fronte di un picco di 98 registrato negli anni precedenti. Arizona, Oklahoma ed Ohio, ad esempio, non hanno potuto procedere all'esecuzione della pena di morte per mancanza di prodotti letali approvati dalla FDA, l'Agenzia Americana per gli Alimenti e i Medicinali. La decisione del colosso Pfizer ora contribuirà in modo decisivo a far diminuire il numero delle esecuzioni, ma la pena di morte resta sempre una tragica realtà in vigore in 32 stati americani che potranno comunque ricorrere alla camera a gas o alla sedia elettrica.